Sì, sicuramente questa è una bella iniziativa, un'iniziativa concreta. Da parte nostra ci sono state tantissime altre iniziative che erano mirate alla sensibilizzazione di tutti gli utenti del mare per il rispetto dell'ambiente marino al fine di evitare la dispersione indiscriminata di microplastiche. Questo invece è un progetto concreto che vede la collaborazione molto stretta con il mondo universitario, il mondo scientifico, ma anche altri soggetti istituzionali, anche la regione, i comuni, ma soprattutto vede in prima fila i nostri pescatori che sono coloro che hanno da tempo lanciato un grido d'allarme, coloro che durante le loro battute di pesca si vedono recuperare ingenti quantità di plastica e non solo plastica. Quindi il grido d'allarme è venuto da loro, noi l'abbiamo raccolto e con l'università abbiamo appunto sviluppato questo progetto che oggi vede l'inizio con una sorta di consegna simbolica di quelle che sono il materiale da utilizzare per il recupero, in maniera tale che già prima del fermo biologico qualche risultato dovremmo già vederlo. Allora, i pescatori durante le loro diurne attività di pesca recuperano materiale plastico. Questo materiale plastico verrà conferito in appositi spazi che abbiamo individuato all'interno del porto e queste plastiche a loro volta saranno oggetto di studio da parte dell'università. Quindi saranno studiate anche come si modificano sia le plastiche sia i microrganismi che vengono a contatto con la plastica. Quindi sarà anche una documentazione scientifica che sarà prodotta. Al termine di questo ciclo, la plastica, giusto per anche sviluppare il concetto del riuso delle plastiche, questa plastica verrà a cura della ditta della FATER, verrà riutilizzata. Il nostro obiettivo è quello di creare un manufatto, possibilmente una barca a vela in plastica, per far capire che la plastica non deve essere rigettata in mare in maniera indiscriminata, ma può essere oggetto di riuso.